Sono molto contento di aprire questa sera la campagna elettorale del Partito Democratico qui a Fano con questo bellissimo incontro. Siamo in tanti, siamo 200 questa sera e abbiamo dei candidati straordinari. È una campagna elettorale molto difficile perché è una campagna elettorale un po' inedita. Per la prima volta dopo tanti anni siamo in un sistema tripolare e quindi abbiamo tre opportunità in campo. Da una parte il centrodestra, che abbiamo conosciuto, purtroppo diciamo ha già dato, quindi non ha bisogno di presentazioni per quanto ci riguarda. Dall'altra parte il Movimento 5 Stelle, che abbiamo conosciuto in questi cinque ultimi anni, mai una proposta costruttiva ma sempre distruttiva. In questi cinque anni li abbiamo visti in Parlamento agire sempre in maniera distruttiva per dividere le istituzioni, per mettere in cattiva luce la politica, piccandosi di essere un partito di grande trasparenza, di grande democrazia. Pucci, un momento di coesione, di condivisione, un momento in cui si parte tutti insieme all'unisono per un'avventura nuova. Sì, un momento molto bello. Questa sera diamo l'avvio alla campagna elettorale delle politiche. Siamo in tanti, siamo più di 200 questa sera qua e siamo contenti perché abbiamo tre candidati del territorio molto validi. Abbiamo come capolista Alessia Morani, che abbiamo conosciuto ormai a livello nazionale su tutte le televisioni. Abbiamo Camilla Fabbri, che è la candidata del collegio Fano Senigallia, che è stata molto attiva sul territorio, ha dato una mano anche alle aziende di Fano e quindi molto vicina anche a Fano, alla città di Fano. E poi abbiamo Cristian Fanesi, che è l'amministratore più giovane che abbiamo nell'amministrazione comunale e che è anche lui candidato alla Camera. Quindi una bella squadra e spero che sia una campagna elettorale bella, agguerrita, ma comunque che le persone alla fine capiscano qual è il messaggio del Partito Democratico. Vicinanza al territorio, vicinanza alle persone, condivisioni proprio fatte dalla base. Questo è sempre stato un comune denominatore tra tutti voi. Sì, diciamo che il nostro partito è un partito plurale, ma nei momenti importanti come questo ci mettiamo tutti insieme per vincere questo obiettivo. E io faccio un appello a livello politico, dico facciamo uno sforzo di memoria, cerchiamo di capire com'era questo paese cinque anni fa, un paese con disoccupazione, conti pubblici in grande difficoltà, un paese che era in grande difficoltà. Oggi abbiamo un paese nuovo, con difficoltà, ma comunque che abbiamo preso per i capelli e riportato sul binario giusto, con occupazione che cresce, con il PIL che sale, e quindi pensiamo che in questi cinque anni abbiamo dato un grosso contributo per la crescita di questo paese e quindi ci candidiamo a continuare a governarlo. E quindi la concretezza, il lavoro di squadra, perché noi siamo una squadra, noi non abbiamo un uomo solo al comando, noi siamo una squadra, siamo un partito in carne ed ossa, siamo un gruppo questa sera di persone in carne ed ossa che sta insieme e che lavora per un obiettivo. E l'obiettivo primario, guardate, non è il risultato del Partito Democratico, è il risultato del Partito Democratico in funzione del Paese, perché il Paese ha bisogno di concretezza, ma ha bisogno anche di serietà, ha bisogno di un governo stabile, ma ha bisogno anche di un governo che sappia affrontare le cose, le riforme, sapendo quali sono i problemi e quali sono gli obiettivi. Noi non abbiamo bisogno di improvvisazione, non abbiamo bisogno di incompetenza. Laddove i 5 Stelle in particolare sono stati messi alla prova, hanno fatto un disastro. Basti vedere la vicina Fossombrone, dove hanno visto come una liberazione la vittoria dei 5 Stelle. Dopo 4-5 mesi hanno cominciato a dire tutti i cittadini, compresi quelli che li avevano votati, ridateci il governo di prima perché questi sono degli incapaci. Ecco, io credo che noi non abbiamo bisogno di mandare a governare degli incapaci, perché non ci si improvvisa al governo,
Non ci si improvvisa l'oggi al domani a guidare delle responsabilità istituzionali. Bisogna avere il senso dello Stato, bisogna avere il senso delle istituzioni, non la demagogia, non alimentare le paure, ma capire le cose che si fanno, perché si fanno e dove si fa apparare, perché le casse dello Stato non sono infinite e sicuramente non abbiamo bisogno di incrementare le tasse, abbiamo bisogno sicuramente di diminuirle, ma dicendo se le diminuiamo e come è l'obiettivo che si vuol perseguire, che si vuol raggiungere, dove si vanno a prendere le risorse. Minardi, allora che campagna elettorale sarà quella che ci apprestiamo a vivere? Quali sono i giochi che si possono configurare da qui al 4 di aprile? Beh, questa per quello che io ricordi è sicuramente la campagna elettorale più difficile, anche perché ci sono in campo delle forze politiche abituate a fare la demagogia sulla pelle degli italiani e noi non abbiamo bisogno di fare la demagogia di promesse vane, ma bisogna parlare al presente guardando anche il passato, consapevoli che i 5 anni di governi a guida PD, prima Letta, poi Renzi, poi Gentiloni, hanno dato delle risposte concrete e tante riforme e il Paese è ripartito. Chi promette non sa di che cosa sta parlando, anche perché per fare le promesse, soprattutto quando toccano le tasche degli italiani, bisogna anche trovare le risorse e le risorse in questo momento sono molto limitate. Il populismo è un nemico da combattere, questo è a vostro avviso sicuramente un pericolo dietro l'angolo? Beh, sai, veniamo da una crisi economica molto difficile, pesante, c'è stata una perdita di capacità di acquisto nelle famiglie, i redditi sono calati, la disoccupazione è ancora alta, però il Paese è ripartito grazie al lavoro che è stato fatto dai governi a guida del centro-sinistra, a guida PD, e se siamo in questa condizione sicuramente lo dobbiamo anche al lavoro deciso e determinante fatto dal governo, dei presidenti del Consiglio, ma anche dalla squadra, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che non basta uno da solo a governare. Noi abbiamo avuto 20 anni di Berlusconi che da solo occupava tutte le posizioni e non dobbiamo mai dimenticare che nel 2011 andò via con lo spread a 527 a 527, il debito pubblico era altissimo e la gente davanti al Quirinale gli tirava le monetine. Ecco, non dimentichiamo questo, vorrei che gli italiani ricordassero questo. E quindi sicuramente noi siamo una squadra, siamo un gruppo di persone per bene, Gentiloni, Renzi, Minniti, sono persone che sono autorevoli, responsabili, Padoan, il ministro dell'economia, che con responsabilità tiene in ordine i conti senza fare promesse vane, perché le promesse vane poi alla fine arriveranno a capolinea nel giro di poco. E quindi io l'appello che faccio agli italiani è quello di valutare con responsabilità la scelta che andranno a fare quando andranno a votare il 4 di marzo, sapendo che le promesse hanno le gambe corte. I 5 Stelle, che oggi dicono di andare per la maggiore, anche i sondaggi danno avanti, hanno dimostrato tutta la loro incapacità e tutta la loro inefficienza quando sono stati messi alla prova. Livorno, Fossombrone, Torino, Roma. E quindi perché perseverare? Io credo che invece le risposte date dai governi di centrosinistra siano risposte importanti. Siamo usciti dalla crisi, c'è ancora molto da fare, si poteva fare sicuramente di più, ma il lavoro è costante e c'è un cammino in corso. E con questo cammino credo che dovremmo dare delle risposte concrete agli italiani per continuare il lavoro che è già stato fatto. Ecco, stamattina il ministro Minniti ha detto che si mette a disposizione di un territorio, perché questo territorio è importante per la nazione, ma la nazione ha bisogno, ma il territorio ha bisogno di una nazione forte e una nazione che venga riconosciuta a livello europeo. Mettersi a servizio di un territorio per un ministro non è una cosa di tutti i giorni. Beh, Marco Minniti è sicuramente uno dei migliori ministri, se non il migliore del governo Gentiloni. Nelle Marche abbiamo candidato Minniti, che sarà nei prossimi giorni, così ci ha promesso, anche presente a Fano. Nelle Marche abbiamo candidato anche il Presidente del Consiglio. È chiaro che l'obiettivo, che è quello di portare e di mantenere il governo a guida PD, non solo per l'interesse del PD ma per l'interesse del Paese, perché il Paese ha bisogno di stabilità, ha bisogno di crescita, ha bisogno di credibilità, ha bisogno di autorevolezza anche a livello internazionale, e le nostre imprese non hanno bisogno di vaghe promesse
o di demagogia o di populismo, le imprese hanno bisogno di concretezza, quella concretezza che altri non sono in grado di garantire. Ecco, che cosa si può fare a livello comunitario per il territorio che noi rappresentiamo, che voi rappresentate? C'è un obiettivo che gli amministratori che partono da qui si portano nella borsa quando vanno poi a Roma? Beh, sicuramente la prima cosa che va detta è che in questi anni, grazie anche al lavoro del Ministro Minniti, del Governo, ma anche con la condivisione dell'Europa, si è arginato il problema dell'immigrazione, e questo credo che sia già una grande risposta. Poi l'Europa ha infinite risorse, dobbiamo imparare noi meglio ad utilizzarle attraverso i canali della regione, degli enti locali e anche delle imprese, perché alla fine avere la capacità di intercettare i fondi europei e di saper avere la capacità anche progettuale dà delle risposte concrete. Faccio un esempio: 538 milioni di euro sono i fondi europei destinati all'agricoltura, sono altre centinaia di milioni di euro destinati alle imprese, alla crescita, all'energia, all'ambiente. Ecco, si tratta di avere una progettualità, ma anche di avere la forza, l'autorevolezza che non solo il governo ma anche in Europa di poter portare sempre più risorse in questo territorio. E io credo che con i candidati che abbiamo, Minniti, Gentiloni, ma nel caso specifico qui a Fano, Alessia Morani e Camilla Fabbri, e anche il nostro assessore giovane ma che ha dato già dimostrazione di capacità e di autorevolezza nel ruolo di assessore ai lavori pubblici, Cristian Fanesi, credo che questa sarà una squadra vincente che darà risposte concrete per la crescita del Paese. È un lavoro che dovremmo fare insieme, è un lavoro difficile, il tempo è poco, le possibilità anche economiche non sono eccezionali, però sono sicuro che un lavoro fatto con serietà, con passione, con orgoglio, tutti insieme, potrà dare sicuramente un grande risultato. Fanesi, allora, partire da Tre Ponti per questa avventura, chiamiamola così, ha un duplice significato per lei. Lei, da fanese e da amante di questo luogo, è un'investitura particolare. Certo, sono particolarmente contento di partire da qua, perché qua ho fatto anche un percorso associativo e insomma è vicino al mio quartiere, quindi speriamo che questo avvio in questo luogo, per me molto significativo, sia anche di buon auspicio per questo percorso, che è sicuramente un percorso breve nel tempo e che però è difficile, effettivamente un percorso lungo, perché presentarsi e rappresentare la terza città delle Marche, Fano, il Partito Democratico per un'elezione nazionale alla Camera dei Deputati, per me sicuramente è un orgoglio. Quindi sarà una partita difficile, perché sono consapevole del fatto che ce la metterò tutta, ma le possibilità diciamo che io possa essere eletto ci sono e le userò tutte. È un percorso difficile perché in questo momento in Italia il Partito Democratico, che ha governato bene, anche se poteva fare delle cose diverse e fatte meglio, è sicuramente in un periodo particolare. La sinistra si presenta divisa a queste elezioni contro una destra particolare. Questa destra è diversa dal passato. Iniziano a parlare di razze, iniziano a parlare di uscire dall'Europa, iniziano a fare discorsi populisti che non ci porteranno lontano, che faranno male alla gente, al ceto medio, alla gente che lavora come me. E quindi è un'elezione particolare e presentarsi divisi secondo me è un grande errore. Per questo ovviamente la sfida sarà ancora più particolare, perché dovremo cercare di combattere anche il disimpegno, oltre che i voti che vadano dispersi in altre liste, il disimpegno che è il nostro più grande, e quindi l'appello che faccio è andare a votare, primo perché è un diritto, ma poi anche perché è un dovere. Scegliete i candidati che volete, ma andate a votare e pensate, quando andate a votare, qual è il bene dell'Italia, qual è il bene per il futuro dell'Italia. Io sono convinto che sia il PD, sono convinto che lo sia, perché non vedo una forza alternativa capace di governare l'Italia. La destra l'ha già fatto e l'ha fatto male. Il Movimento 5 Stelle ci prova, però a volte è più rancoroso nei nostri confronti che capace di dare delle alternative. E quindi io credo che questa sia un'elezione molto importante, in cui i voti al Partito Democratico siano molto utili
per l'Italia, oltre che per il nostro territorio, perché in questo territorio abbiamo una grande possibilità, abbiamo due ministri, anzi il Presidente del Consiglio, il Ministro Gentiloni nel Sud delle Marche e Minniti nel Nord delle Marche, che rappresentano due esempi di buon governo. Sono dei ministri e il Presidente del Consiglio amati, sono capaci, hanno dimostrato di saper governare bene e di risolvere i problemi che gli sono stati posti, e quindi per me sarà un orgoglio maggiore poter fare campagna elettorale con queste persone. Sono veramente grato al Partito Democratico di Fano di avermi scelto, al partito regionale e quello provinciale. Ci sono, dobbiamo fare questo percorso tutti insieme, ma sono sicuro che con serietà, passione e orgoglio tutti i percorsi intrapresi porteranno dei grandi successi. Quindi abbiamo imparato da subito che se tu vuoi riavvicinare i cittadini alla politica, devi mettere i cittadini di fronte a quello che riguarda te. E accettare di candidarsi in una situazione complicata, non in un territorio, ma in un paese che viene da tanti anni di crisi ed è stato lacerato nelle sue fondamenta, non solo sul piano economico, ma sul piano sociale. Non è solo una scelta che riguarda te e la tua collocazione, è una scelta di responsabilità nei confronti di quelle persone alle quali noi ci dobbiamo rivolgere. Per raccontargli cosa abbiamo fatto, molte delle cose le ha dette Giovanni, ma per dirgli che cosa vogliamo fare in questo paese. Allora, senatrice, possiamo dire che questa campagna elettorale è una sfida nella sfida? È una campagna elettorale che inizia con un grande entusiasmo, l'entusiasmo di arrivare ad una cena qui a Fano e trovare 200 persone pronte ad ascoltarti e ad accompagnarti in questa bellissima avventura, sì. È una sfida nella sfida, sono orgogliosa di poterlo fare per un territorio che ho sempre considerato il mio, un territorio straordinario fatto di operosità e gente per bene. Raccontiamo quello che abbiamo fatto, raccontiamo quello che vogliamo fare e assumiamoci la responsabilità di non interrompere un percorso avviato di riforme che ha invertito la situazione in questo paese, che sarebbe delinquenziale interrompere per lasciarlo nelle mani di altri. Su questo ci impegniamo ed è la sfida nella sfida che riguarda me, ma riguarda una comunità e riguarda tutte le persone di responsabilità nei confronti di un paese che ha già dato e che ha bisogno di sperare in un futuro migliore. Il rischio è quello di consegnare l'Italia a chi non ha proprio idea di come si fa a governarla. Sì, guardi, io lo raccontavo questa sera, ci sono promesse elettorali che costano tantissimo, che sono irrealizzabili. Noi, con tutto il rispetto per chi la pensa politicamente diversamente, io penso che ci debba rispettare il cittadino e raccontargli ciò che è possibile fare, non promesse elettorali che costano e che non esistono e sulle quali non ci sarebbe, voglio dire, non solo gestione ma anche possibilità proprio concreta di realizzazione. Dall'altra parte mi sento di dire, sono ancora più preoccupata, che noi non possiamo lasciare questo paese in mano a una destra, che è una destra sovranista, a tratti razzista, che è una, come dire, una compagine elettorale dove il tema dell'unità di intenti non esiste, perché ognuno la pensa in un modo diverso, perché non ci sono i valori che contraddistinguono le nostre comunità, che sono quelli della solidarietà, del sapere, che noi dobbiamo impegnarci, perché prima di tutto viene chi sta peggio di noi. Noi dobbiamo guardare ai giovani, alle disuguaglianze, alle persone che hanno poco, per aiutarle ad avere di più. Questo è un impegno morale fondamentale al di là della campagna elettorale, che non contraddistingue né una forza politica che racconta balle né l'altra, che è talmente divisa e anche pericolosa che non riuscirebbe a realizzare nulla di ciò. La sua storia personale e insomma lavorativa viene dal mondo del lavoro, dal mondo dei giovani. Quale può essere l'impegno di Camilla Fabbri per questo territorio e per naturalmente la comunità nella quale si cambia? Allora, intanto è questo territorio e tutta Italia. Noi dobbiamo dare due prospettive. Le prospettive ai giovani. È vero che sono meno oggi i giovani che non trovano lavoro, ma sono troppi ancora i giovani che guardano all'estero come l'unica prospettiva lavorativa. E noi dobbiamo anche tutelare tutte quelle persone in una fascia di età diversa che in questi anni dal mercato del lavoro sono uscite. Dobbiamo aiutare le piccole imprese, gli artigiani, i commercianti,
quelli che hanno reso tra l'altro famoso nel mondo il nostro paese. Noi negli anni siamo sempre stati conosciuti come la regione più artigiana d'Italia, noi dobbiamo tornare ad essere la regione e il territorio più artigiano d'Italia, perché essere imprenditori è un qualcosa di bellissimo, perché si crea impresa, si crea lavoro, si esporta un modello non solo di prodotto ma anche di vita. E quindi io vorrei mettere a frutto anche in questa campagna elettorale, ma dopo nella eventuale legislatura, anche quello che ho imparato a fare in tanti anni di attività sindacale al fianco delle piccole e medie imprese.